veloce e insidiosa e poi stretta e tortuosa. È la K del Diavolo, prova speciale del Due Valli, appuntamento conclusivo del campionato italiano rally. Peugeot torna sulle strade che ben conosce e che l'hanno vista trionfare tante volte negli ultimi anni e torna con la nuova 308 nella versione diesel più prestazionale. La 308 GT, equipaggiata con il blu HDI 180 cavalli stop and start, abbinato al cambio automatico EAT8. La trasmissione, di nuova generazione, sviluppata con la giapponese Aisin, riduce i consumi fino al 7% rispetto alle AT6. Un'accoppiata dal sapore sportivo, quella tra il rapidissimo cambio, dotato di serie di palette al volante, e il 2000 diesel, in grado di sviluppare 400 Nm di coppia massima, di raggiungere i 225 orari e di scattare a 100 in 8,2 secondi. Il divertimento su strada è assicurato ed è ben gestito e controllato da un corredo tecnologico importante, a cominciare dal touchscreen capacitivo di ultima generazione con funzione mirror screen. Per proseguire con un elenco completo di imprescindibili dispositivi di sicurezza e di aiuto alla guida. Tra i sistemi presenti il Distance Alert, che avvisa il conducente in caso di pericolo di imminente collisione, e l'Active Safety Brake, che interviene frenando il veicolo. E poi ancora sistema attivo per il mantenimento del veicolo in carreggiata e per il monitoraggio dell'angolo cieco, dispositivi di sorveglianza dello stato di attenzione del guidatore e lettura dei cartelli stradali. Peugeot 308 GT è l'auto perfetta per sentirsi un po' piloti, grazie anche al Driver Sport Pack. Premendo il pulsante Sport, servosterzo e acceleratore diventano più reattivi, la sonorità del motore viene amplificata, il quadro strumenti vira al rosso ed appaiono parametri relativi all'utilizzo dinamico del veicolo. Il tutto in assoluta sicurezza e senza rinunciare al comfort che la francese sa offrire. Una posizione di guida ultra personalizzabile dalla quale interfacciarsi con il Peugeot iCockpit, tanto spazio a bordo per i passeggeri e i loro bagagli e un bel tetto panoramico per illuminare e sentirsi ancora di più un tutt'uno con la strada.